Ciao a tutti, io sono Titti. E io sono Luciano. Benvenuti a questo nuovo video a tema Disneyland Paris. In questo video vi daremo 10 consigli per programmare i meet and greet, cioè gli incontri con i personaggi ai due parchi di Parigi. Assolutamente, un consiglio che vi diamo preliminare è di farvi almeno uno o due incontri con i personaggi se almeno state più di un giorno ai parchi. Questo perché da un lato potete fare degli incontri molto carini e poi vi rimangono delle foto per tutta la vita. Partiamo subito con il primo consiglio: scaricare l'app ufficiale di Disneyland Paris. Quest'app vi consigliamo di scaricarla con un certo anticipo rispetto alla vostra permanenza al parco, in modo da riuscire a prendere un po' di dimestichezza sulle varie sezioni, perché è molto molto utile non soltanto per i meet and greet ma anche per altre funzioni. Questo vi permetterà quindi di vedere quali sono i meet disponibili, le zone dei due parchi e quali sono anche gli orari. E in questo modo potrete programmare i vostri meet and greet anche se bisogna poi verificare il giorno stesso qual è l'orario effettivo, perché possono esserci delle variazioni. Può capitare che ci siano anche altri meet aggiuntivi che invece non trovate nell'app, nei quali insomma vi imbattete durante il vostro soggiorno al parco. Per esempio ci è capitato nella zona di It's a Small World, quindi all'interno Fantasyland, di vedere due file parallele di meet and greet. In una c'erano Tappo e Io, sì, e nell'altra, che è quella che abbiamo fatto noi, Pinocchio. Pinocchio, molto molto carino. Già. E non era segnalato in app. Sapevamo che quella zona lì è una zona nota per meet and greet non segnalati, quindi cioè, se ci passate è il caso di buttare un occhio, perché potreste trovare qualcuno lì. O in altri casi ci è capitato di incontrare altri personaggi anche per strada. Sì, per esempio a Toy Story Playland abbiamo ritrovato proprio il soldatino di Toy Story. Esatto, quello verde. Ci è anche capitato di trovare Pippo, versione regista, nella piazza davanti al teatro dove c'è lo spettacolo Together, quindi vicino allo studio 2, se ricordo bene. Quindi esatto, occhi aperti quando siete in giro, che magari vi capita qualcosa di simile. Secondo consiglio: se alloggiate a un hotel Disney, è quello di fare gli incontri in hotel. Questa è un'occasione che avete se dormite in un hotel a tema Disney, nel nostro caso era il Santa Fe. Ci sono degli incontri con i personaggi proprio all'interno della struttura, accanto alla reception. Nel nostro caso non li abbiamo sfruttati perché l'hotel l'abbiamo utilizzato più come un dormitorio, con un appoggio la sera per riposarci, però se fate dei riposini pomeridiani oppure se fate la colazione in hotel o allo Starbucks dell'hotel, perché alcuni hotel hanno anche lo Starbucks all'interno come il Santa Fe. Esatto, vale la pena sfruttarli. Magari chiedete alla reception l'orario preciso, perché è sicuro ci sarà meno fila rispetto al parco e avrete magari più tempo anche per interagire col personaggio. Terzo consiglio: come incontrare le principesse Disney. Sicuramente il modo più conosciuto è quello del Princess Pavilion. Si tratta proprio di un padiglione, come suggerisce il nome, che si trova nella zona di Fantasyland, nei esatto, pressi delle teacups. Esatto, tra le teacups e anche il mulino che è lì vicino. Esatto, quindi diciamo facilmente individuabile. Quali sono le difficoltà del Princess Pavilion? Beh, sicuramente la prima cosa sono le code lunghissime. Siamo arrivati addirittura a vedere una attesa di 300 minuti. Eh sì, penso a Ferragosto. C'è anche da dire che appunto noi ci siamo andati in un periodo di altissima stagione, però anche in precedenza, quando davamo un'occhiata sull'app per vedere un po' quali erano le tendenze delle code delle varie attrazioni, il Princess Pavilion facilmente arrivava anche a 120 minuti, anche in periodi meno gettonati. Quindi quale può essere un metodo per superare questo ostacolo, se comunque per voi il meet con le principesse è prioritario? Utilizzare l'ora extra di magia nel caso in cui alloggiate a uno degli hotel Disney. Saprete infatti che tutti gli ospiti dei vari hotel Disney hanno appunto a disposizione questa extra magic hour, cioè un ingresso anticipato al parco che normalmente è accessibile dalle 9:30 al pubblico, mentre già a partire dalle 8:30 i cancelli si aprono per gli ospiti dei Disney Hotel. Esattamente. Quindi se per voi questa cosa è prioritaria, anziché andare a utilizzare l'ora extra di magia per fare delle attrazioni, puntare direttamente al Princess Pavilion. Mettersi subito in fila. C'è da considerare anche un altro aspetto del Princess Pavilion, che è il fatto che non è possibile programmare con quale principessa si farà il meet and greet. Ci sono due principesse all'interno, ma non si sa quali, quindi è a sorpresa. Già. Può esserci però una alternativa per incontrare le principesse, che è quella di prenotare, quindi di acquistare come extra un pasto con le principesse, quindi una colazione piuttosto che un pranzo o una cena,
all'Auberge de Saint-Drillon. Si tratta di un ristorante che si trova sempre a Fantasyland, praticamente superato il castello. Sulla destra. Se lo individuate subito perché vedete immediatamente la carrozza di Cenerentola. È un extra, quindi va acquistato separatamente, però vi dà la possibilità di incontrare più principesse tutte quante insieme. Quarto consiglio è quello di fare gli incontri al chiuso. Ce ne sono due in particolare che vi suggeriamo. Il primo è quello del Topolino il Mago all'interno del parco principale. Si trova anche questo vicino al padiglione delle principesse. Hai la possibilità in questo caso di vedere Topolino. Nella veste classica dello Sì. spettacolo Topolino il Mago. Esatto. È molto carino perché diciamo, è al chiuso, quindi siete in una zona un po' più riservata e anche i tempi di attesa possono essere variabili, però c'è dell'intrattenimento, c'è la possibilità di vedere dei cartoni animati di Topolino, Pippo e Paperino, quindi se avete dei bambini e magari sono piccoli e fare un'attesa lunga all'aperto può essere un po' snervante, lì sicuramente sono un po' più intrattenuti. Secondo incontro invece che suggeriamo per l'altro parco, quindi agli Studios, è quello dell'Avengers Campus, in particolare l'area si chiama il Training Center, Hero Training Center. Hero Training Center, dove potete incontrare un personaggio della Marvel. Abbiamo visto o Spider-Man era prenotabile, oppure un personaggio casuale del team degli Avengers. In entrambi i casi c'era la coda virtuale, quindi proprio la possibilità di prenotare l'incontro direttamente dall'app, praticamente all'orario dell'apertura del Sì. meet and greet. Un consiglio è quello di utilizzare l'app qualche minuto prima perché tende ad andare a ruba questo incontro ed è molto carino invece, quindi farlo almeno un giorno se siete lì agli Studios è Ne un'ottima vale la pena, occasione. alla fine noi li abbiamo fatti entrambi in 2 giorni diversi. Esatto. Per quanto riguarda l'incontro con il team Avengers, come dicevamo, può esserci uno degli Avengers in maniera casuale, ma la particolarità di questo meet, per cui ve lo consigliamo a prescindere da quale sia l'Avenger che incontrerete, è che oltre alle foto col fotografo, viene fatta anche una specie di foto 3D, che è una sorta di un mix tra una foto e un video quasi, con una camera che si muove a 180 gradi, che quindi vi riprende in più angolazioni, quindi hai questa foto con effetto di rotazione intorno a te e al personaggio. Nel nostro caso era Black Widow. Esatto. Quinto consiglio: programmate i meet in prossimità di ristoranti e attrazioni che vi interessano. Ad esempio, nel nostro caso ci è capitato di vedere dei meet and greet sia al parco principale che ai Disney Studios in prossimità di alcuni ristoranti, per esempio Baloo vicino all'Hakuna Matata, quindi in Adventureland, e anche l'incontro con Jafar dove c'è proprio la lampada di Aladino in prossimità dell'Agrabah Café. Sì. E la stessa cosa succede al Disney Studios, dove per esempio ci è capitato di vedere Ant-Man e The Wasp proprio nei pressi del Pym Kitchen. La stessa cosa vale per le attrazioni, quindi per esempio nel caso delle Teacups noi stavamo andando a fare l'attrazione, quindi non avevamo neanche programmato il meet e ci è capitato invece di vedere la coda delle persone in attesa per l'incontro con la Regina di Cuori, quindi ci siamo subito accodati lì prima ancora di fare l'attrazione. Situazioni simili sono per esempio quelle di Adventureland, dove abbiamo la spiaggia dei pirati, quindi la roccia teschio dell'isola che non c'è, e lì abbiamo trovato addirittura due code, una per Capitan Uncino e l'altra per Peter e Wendy. Sesto consiglio è quello di tenere d'occhio i tempi di attesa. Questo perché ci siamo accorti durante la nostra visita ai parchi che in media una fila durava circa 30 minuti da quando noi ci mettevamo in coda. Almeno. Il che significa conviene programmare bene i tempi, soprattutto se avete anche qualcosa dopo, se avete magari una cena, un O pranzo. anche uno spettacolo prenotato. In questo caso vi consigliamo di tenere d'occhio l'orario d'inizio, ad esempio se un incontro inizia alle 2, magari presentarvi un quarto d'ora prima, così avete più probabilità di finire presto e andare subito all'appuntamento seguente, magari anche una parata. Quindi mettervi in coda ancora prima che il personaggio sia lì. Settimo consiglio: considerate le pause e gli switch di personaggi. Cosa significa? Nella nostra esperienza ci è capitato sia di vedere che
alcuni personaggi si prendessero chiaramente dei momenti di pausa, quindi più o meno ogni circa 30 minuti ci siamo resi conto che facevano una pausa di 5-10 minuti per poi rimettersi alla postazione. Sì. È capitato anche che ci fossero invece degli switch di personaggi, per esempio nel caso di Ant-Man e The Wasp all'Avenger Campus, proprio i due personaggi si alternassero, quindi tu potevi iniziare la coda come è successo a noi con Ant-Man e poi arrivare al momento della foto che invece si era scambiato con The Wasp, infatti noi abbiamo le foto con The Wasp. Sì. E ci sono anche alcuni casi di switch di personaggi che vengono per fasce orarie. Per esempio, noi abbiamo notato che nella zona dove abbiamo fatto la foto con Jessie c'erano alcuni momenti della giornata in cui da un lato c'era Jessie e dall'altro c'era Woody, mentre più tardi nella giornata la postazione dove era presente Woody c'era invece Bo Peep. Esatto. Quindi non è detto che la postazione che conoscete come postazione del meet di Woody sia sempre occupata da Woody, ecco. Esatto. Ottavo consiglio: valutate l'opzione della doppia fila. Ci è capitato di vedere più di una volta che per famiglie magari dove c'era un padre, la madre e qualche bambino, soprattutto quando capitava di vedere una doppia fila, come nel caso di Peter Pan e Wendy e Capitano Uncino, oppure nel caso di Pinocchio e Tappo e Io, i genitori si separavano, magari uno teneva i bambini, e seguivano le due file. Il primo che arrivava chiamava i bambini dall'altra parte per fare le foto. È un modo per ottimizzare i tempi e sfruttare, diciamo, personaggi che sono nella stessa zona, però ovviamente qualcuno ne abusava, perché ci è capitato anche di vedere poi interi gruppi aggiungersi a una persona che portava avanti la fila, quindi questo è un po' fastidioso, diciamolo. Esatto, esatto. Qualcuno si potrebbe irritare, però diciamo fatto con discrezione magari gli aiuta a risparmiare quei 20 minuti, quella mezz'ora utile per fare altre attrazioni. Nono consiglio: collezionate autografi dei personaggi. Questo consiglio chiaramente vale soprattutto per i bambini e è possibile portare da casa o anche acquistare in uno dei negozi che ci sono all'interno del parco un piccolo libricino proprio apposito per gli autografi dei vari personaggi. E un'idea carina può essere quella di unire all'interno dello stesso libro la foto e l'autografo. Ho preso spunto, diciamo, per questa idea proprio da una bambina che era in coda davanti a noi per Peter Pan e Wendy, che aveva già programmato un mini scrapbook, diciamo, con le pagine già impostate, col lato sinistro con l'autografo del personaggio e a destra invece la foto corrispondente. Quindi può essere veramente un modo per collezionare dei ricordi molto molto carino e creativo. Consiglio numero 10: ponderate la scelta dell'acquisto del Photopass. Questo perché magari acquisterete il Photopass pensando di fare foto con i fotografi in tutti i meet and greet, ma questo non accadrà. Ci siamo accorti, almeno nel nostro caso, che all'interno del parco i fotografi non erano così comuni. Li abbiamo incontrati di solito all'interno dei meet and greet al chiuso, quindi nel caso di Topolino il Mago, degli Avengers, e anche solamente in una sola occasione, ovvero quella di Ant-Man e Wasp all'Avengers Campus. In tutti gli altri casi invece non c'era il fotografo. In più, una cosa che abbiamo chiesto è se c'erano degli orari in cui i fotografi era più probabile fossero presenti. Ci hanno detto prima delle 17 del pomeriggio. Quindi oltre a quell'orario non troverete fotografi nel parco. Questi erano i nostri 10 consigli per i meet and greet. Come detto al principio, vi consigliamo assolutamente di fare almeno uno o due meet and greet se fate più di una giornata al parco di Disneyland. Questo perché comunque si chiamano meet and greet, non sono soltanto delle occasioni per fare delle belle foto, ma anche c'è la parte di greet, cioè di saluti e di interazione con i personaggi, che molto molto simpatica. Vero. Per esempio, quando abbiamo incontrato Peter Pan è stato veramente molto particolare perché parlava anche italiano, quindi è stato super divertente. Infatti, oppure nel mio caso mi ricordo con Pinocchio, aveva visto nella mia maglietta un personaggio che stava ballando e quindi abbiamo fatto una foto in cui eravamo come delle marionette. Sì, quindi loro prendono spunto anche un po' da quelli che sono gli outfit o i dettagli delle persone che si trovano di fronte e le sfruttano per interagire. Nel mio caso, per esempio, Jessie aveva notato che avevo la treccia rossa come lei e mi ha fatto la foto entrambe con la treccia così, molto divertente. Speriamo che questi consigli vi saranno utili. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao! Ciao.